Dal mondo videoludico dei nostri giorni emerge raramente un gioco in grado di mescolare il mazzo e offrire una mano convincente ai videogiocatori più smaliziati. Lorag Games, forte dell'esperienza maturata nello sviluppo di Niente, a parte Sto Aborto, ci regala un gioco in grado non solo di mescolare il mazzo, ma anche di scassare il cazzo, eppure tanto. Le orecchie sentono Unreal Engine 4, ma gli occhi vedono Unity, il primo Unity. Gli occhi vedono un fucile sparare, ma le orecchie sentono che i popcorn sono pronti. Orecchie e occhi subiscono Egg K47 e chi ne paga le spese sono i testicoli. Questo gioco si presenta come uno shooter di stampo hardcore, con protagonista una gallina, e fa cacare. Tanto, tantissimo. Ma andiamo adesso ad esplorare il gameplay di Egg K47, vero punto di forza di questa produzione. Lo scopo del giocatore è riuscire a non vomitare mentre un sistema di controllo da simulatore di volo anni 80 gli impone di buttar fuori financo il buco del culo, mentre l'agile motore grafico utilizzato per creare la magia in tempo reale si pianta vergognosamente con pochissimi elementi a schermo e tutti modellati di merda. Ebbene sì, amici di Supergames.fat, nonostante qui in redazione si disponga di una Titan X, Egg K47 riesce a girare malissimo, con cali di framerate poderosi e continui freeze. Pensate che nelle sequenze più concitate, anche grazie alle texture a bassa risoluzione e alla fisica pressoché assente, si toccano i 15 fotogrammi al secondo, frequenza decisamente più modesta di quelle delle nostre bestemmie, che stando al cristometro si attesta sulle 27 al secondo, media addolcita dalla presenza di Santi con un nome piuttosto lungo. Hai visto come è bello quando il pollo guarda in giù? Guarda in giù col pollo, guarda in giù. Ma dai, ma su! Ma che schifo! Dobbiamo superare il primo livello, bravo, proprio, bravo. Ah. Ah. E che vabbè però, è una cosa. Bravissimo! Cristina, va bene. Stata normale. Ti è sfanculato! Che cazzo succede? Sei arrivato in una cosa, sei... Mi fa fare questa cosa, ma non sono io. Mamma mia. La difficoltà è cresciuta, Merda. Si capisce un cazzo. Non si vede niente. Collect 50. Cioè, questo è un tutorial, ti fanno collezionare 50 uova mettendosi davanti 50 uova. Sei bravissimo. Guarda, 22 uova, ma io non credo arriveremo a 50. No! Perché lo... Perché giocare a questo gioco senza tirare fuori la parte peggiore di sé è un po' come fare all'amore senza tirare fuori il puparuolo. All'inizio, in questo cesso a pedali che chiameremo gioco, sperando che i giochi veri ci perdonino, ti trovi ad affrontare un tutorial piuttosto semplice, che non lascia intendere fino in fondo a che razza di roito di porco ti stia dedicando. Ci sono le uova dorate, ti dicono, raccoglile, e allora tu inizi a giocare, convinto che la vita sia tutto sommato un'esperienza interessante. Ma quando realizzi che dovrai scovare 50 uova in giro per una mappa minuscola, ma così poco navigabile da sembrare il Canada Scala 1-1, cominci a pensare alla morte come a un'ottima variante sul tema. Ma noi siamo una redazione seria e ci teniamo a darvi il meglio della critica videoludica. Così ci siamo alternati per 6 giorni e 4 notti, non chiedeteci come sia potuto accadere, per arrivare alla fine del primo livello di gioco. Non è stato facile, anche perché sto schifo crasha senza motivo e se ti azzardi a premere il tasto ESC per mettere in pausa, torni al cazzo di desktop e non ti resta che piangere lacrime di sangue mentre ricarichi la partita sapendo perfettamente che non esiste un sistema di salvataggio automatico. Metteteci pure che lo shooting è una vergogna, senza un crosshair, senza un feedback per gli impatti, senza una beata minchia, e nonostante tutto, con le unghie e con i denti, tra imprecazioni e pugni sul tavolo, ecco che ci si staglia davanti al secondo livello di gioco. E ci rendiamo conto che il primo a confronto è un capolavoro di level design, ricco di shortcuts e intuizioni raffinate, illuminato con gusto e visivamente appagante. Il secondo livello di Egg K47 sembra messo insieme con il catarro
raro il nastro adesivo. È immerso in un buio eterno ed è delimitato da palazzi enormi texturizzati così male da sembrare ricoperti di uno strato di grave miopia. Il gioco è il medesimo, ma la nausea si fa più intensa. Un gruppo di bifolchi armati di fucili e pistole ci insegue senza sosta nell'intrico dei vicoli, un labirinto mortale dal quale saremmo usciti solo provvisti di una grande determinazione. E infatti saremmo, perché dopo scarsi 5 minuti ci siamo ufficialmente cacati il cazzo e abbiamo disinstallato il gioco e bruciato l'hard disk dopo averlo trafitto con un paletto di frassino. Poi abbiamo dato fuoco al frassino e abbiamo cosparso la zona di Acquasanta, alla quale abbiamo dato fuoco. Egg K47 costa la fortuna di 99 centesimi di euro, cifra sufficiente a pagarvi un buon cappuccino per colazione. E se anche foste intolleranti al lattosio, meglio il cagotto che sto schifo. In conclusione, al netto di un pessimo sistema di controllo, uno shooting impreciso e poco divertente, una grafica deludente e contemporaneamente pesantissima, un comparto sonoro che fa disgrazia e un concept di gioco che rasenta il casuale, possiamo esprimere il nostro giudizio. Storia 1, grafica 1, gameplay 1, suonoro 1, voto 9,5.